Ciao a tutti, stasera stavo per mangiare una pizza, ma dato che sono un nerd mi è venuta in mente una cosa che vi voglio raccontare, perché ognuno di noi quando mangia una pizza e prende in mano una fetta di pizza fa un gesto quasi istintivo, che è quello di piegarla così per non farla cadere, ma pochi sanno che in quel momento stanno applicando un teorema di Gauss molto importante che si chiama teorema egregio. Vi spiego velocemente come funziona e sono sicuro che molti di voi ci penseranno ogni volta che mangeranno una pizza. Dunque, prendete una fetta di pizza e immaginate di tracciare una linea che va dal bordo fino alla punta della fetta e poi un'altra linea perpendicolare che va da un lato all'altro della fetta. Queste due linee individuano quelle che si chiamano le due curvature principali, quella orizzontale e quella verticale, e si applicano alla fetta di pizza come a qualsiasi altra superficie, quindi può essere un foglio di carta o l'ala di un aereo. Adesso, secondo il teorema di Gauss, quando una superficie viene sottoposta ad alcune trasformazioni, quindi ad esempio viene piegata, il prodotto tra queste due curvature deve rimanere costante in ogni punto di tutta la superficie. Dunque, quando la fetta di pizza è poggiata sul tavolo, le due curvature sono nulle perché la pizza non si piega e di conseguenza anche il loro prodotto è nullo in qualsiasi punto della fetta. E quindi, se secondo il teorema il prodotto deve restare sempre costante, questo prodotto dovrà rimanere nullo anche quando io andrò a sollevare la fetta di pizza per mangiarla, a prescindere da come andrò a piegarla. Di conseguenza, che cosa succede? Che se io sollevo la pizza tenendo il bordo dritto, la curvatura orizzontale resta nulla, mentre la curvatura verticale, che cosa succede? Per via della gravità diventerà positiva, quindi non più nulla e tutto cade. Se invece io vado a piegare la crosta della pizza a forma di U, modifico la sua curvatura orizzontale, che non sarà più nulla ma diventerà negativa. E dunque, se il prodotto tra le due curvature deve rimanere nullo, allora la curvatura verticale dovrà necessariamente restare nulla affinché il loro prodotto continui ad essere nullo. E dunque, la pizza si regge e non cade. Quindi, ricapitolando, se in una direzione la curvatura cambia, nell'altra direzione la curvatura non deve cambiare e restare nulla per fare in modo che la pizza non cada e che il prodotto sia nullo. Secondo Gauss, infatti, se noi pieghiamo una superficie lungo un asse, aumentando in positivo o in negativo la sua curvatura, allora l'altro asse deve rimanere dritto per garantire la curvatura zero. Poi, ovviamente, che dire, ci sono anche quelli che la pizza la mangiano nel piatto con la forchetta e con il coltello, quindi che succede? Curvatura zero, ma quelli quando mai ne hanno capito di pizza?